30 anni ancora da compiere ed una carriera da predestinato. Sta bruciando le tappe Antonio Di Martino, giugliese ed arbitro della sezione di Teramo. Fino a pochi anni fa dirigeva partite dei campionati regionali, poi l'approdo nel professionismo con arbitraggi dei campionati di Lega Pro. 4 stagioni e quindi l'accelerazione, perché evidentemente la stoffa c'è e i vertici dell'AIA l'hanno notata. Lo scorso 4 settembre il debutto in una partita di Serie B nella gara Virtus Entella-Avellino. Neanche il tempo di chiudere la prima stagione in cadetteria, che arriva un'altra fatidica data. Lo scorso 14 maggio la designazione per Bologna-Pescara, una prima assoluta in Serie A. Ieri il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha omaggiato Antonio Di Martino con tanto di auguri per una fulgida futura carriera. È una cosa, diciamo, molto semplice ma molto sentita, e tu lo sai. Grazie. Questa targa recita: città di Giulianova ad Antonio Di Martino, associato AIA della sezione di Teramo, con le migliori fortune per una fulgida carriera in Serie A. Giulianova, 23 maggio 2017, il sindaco Francesco Mastromauro. Ringrazio ancora tutta l'amministrazione comunale e Francesco Mastromauro per avermi regalato questo riconoscimento, e chiaramente questo è un grazie a tutti i cittadini di Giulianova per la vicinanza dimostratemi in questo giorno per me così importante, ma per tutto il tempo che mi hanno seguito, tutte le persone comunque mi hanno dimostrato il loro affetto per quello che faccio, diciamo, in campo, nel quotidiano. Spero che questo sia un punto d'inizio, un punto di partenza, e chiaramente ringrazio tutte le persone che sono intervenute quest'oggi, la mia famiglia per la vicinanza e comunque tutto quello che mi hanno insegnato per far sì che oggi potessi arrivare a questo giorno.